Restiamo in Regione Lombardia, ma trasferiamoci in Consiglio, a Palazzo Pirelli, dove oggi è approdato il provvedimento per il taglio dei costi della politica relativo proprio ai consiglieri regionali. Abbiamo intervistato sull'argomento e su altre tematiche economiche l'assessore all'economia della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, intervenendo sui costi della politica, lei ha messo l'accento soprattutto sui residui che vanno alle aziende, quindi un altro modo della Regione per affrontare la crisi? Ma sì, questa è una proposta dei gruppi, alcuni gruppi, per esempio quello della Lega, rinuncia a tenersi i residui della scorsa legislatura e chiedono di destinarli alle piccole e medie imprese questi risparmi, ci sembra una cosa buona e giusta. Qual è la vera emergenza oggi? Tenere in vita le imprese. Di fatto l'attività della Giunta Maroni è prevalentemente concentrata su quello, stiamo cercando in tutti i modi di dare un sostegno alle imprese che sono in forte difficoltà. Più o meno del risparmio di costi della politica quanto potrebbe andare alle imprese quindi attraverso questi residui? Ma lì sarà la scelta discrezionale dei singoli gruppi, chi se li tiene il risparmio è nullo, chi invece li restituisce contribuisce a creare questo fondo, questo risparmio. Diciamo che in generale dalla legge che si va ad approvare oggi si risparmiano circa 14 milioni di euro l'anno e non è poca cosa. A questi si aggiungono i risparmi che la Giunta ha già operato, con la prima delibera di Giunta Maroni ha tagliato del 10% i costi della Giunta, si fanno 10 milioni di euro. Una legislatura, ecco tutti questi risparmi, poi dopo alla fine il bilancio è unico, tutto quello che abbiamo a disposizione vediamo di darlo proprio alle imprese, al sistema produttivo, al lavoro alla fine. A proposito di bilancio, proprio in un momento di crisi la Regione ha trovato 280 milioni di euro che sono suddivisi tra diversi settori, c'è anche un fondo famiglie. Sì, diciamo che abbiamo rivisto un po' tutte le postazioni di bilancio con l'assestamento e abbiamo liberato risorse per quelle che sono le vere necessità. Per esempio questi 50 milioni di euro a sostegno delle famiglie in difficoltà, delle cosiddette fragilità, una cosa molto importante di questi tempi, ma poi anche investimenti, 100 milioni di euro per investimenti in campo sanitario, 34 milioni e mezzo per la dote scuola, altri 80 milioni di euro per le infrastrutture, dall'acquisto di treni che serviranno per l'Expo e non solo, anche per i nostri pendolari che ci sono sia prima che dopo l'Expo, a tante piccole e grandi opere. Insomma, tutto quello che riusciamo a trovare e a liberare per destinarlo allo sviluppo, tutto quello che si può fare lo facciamo. Tutto questo però sullo sfondo c'è il presunto aumento dell'IVA e anche dell'IMU. Ieri Berlusconi ha detto di chiedere all'Europa di sforare dal 3% del deficit del bilancio per poter appunto eventualmente trovare i soldi. Letta comunque ha già detto che è intenzionato a mantenere gli impegni, quindi a questo punto dovremmo aspettarci l'aumento di queste due tasse. Ma partiamo da questo punto, il 3%. Qui non si tratta di dire che di decidere di uscire, come dice Berlusconi, o piuttosto di decidere di non sforare il 3% come dice Letta. I numeri dicono che lo sforeremo questo 3%, quindi sarebbe buon senso prenderne atto, andare in Europa a dire vabbè, cosa fate? Ci impiccate o ci date la possibilità di fare un po' di investimenti e creare sviluppo? Questo sarebbe una cosa giusta da fare. Sarebbe la cosiddetta regola della Golden Rule, la possibilità di sforare per non so, i soldi per lo sviluppo in pratica, però l'Europa pare che abbia già detto di no a questo fronte. Ma è tutto da vedere cosa ha detto l'Europa, perché a volte noi ci inventiamo delle cose senza neanche avere approfondito la questione fino in fondo. Un tema che è sul tavolo e che la Lega ha posto già molto chiaramente è proprio quello degli investimenti. Siccome il problema è quello del debito, però abbiamo anche bisogno di creare lavoro e il lavoro lo fanno gli investimenti, lo fanno le imprese, perché non consentire di fare spesa in investimento senza fare debito? Facciamo l'esempio di un comune che ha un avanzo di amministrazione, ha dei soldi, perché non li può spendere? Ecco, questo, semplicemente questo, consentirebbe di creare lavoro, fare investimenti e non fare ulteriore debito. Questa è una delle cose su cui noi puntiamo. Il governo finora l'unica cosa che ha fatto è stato stabilizzare i precari della pubblica amministrazione, quindi aumentare la spesa pubblica, l'esatto opposto di quello che sta dicendo. Da un lato dice che vuole rispettare i parametri, dall'altro aumenta la spesa pubblica. Prima domanda, perché lei sostiene che aumentare l'IVA in questo momento sia più pericoloso sul fronte della diminuzione dei consumi piuttosto che dell'aumento della speculazione?
Ma perché è talmente forte la compressione dei consumi che è difficilissimo, se non impossibile, che i commercianti facciano ulteriore ricarico. Già la domanda è in caduta libera, ci manca solo che aumentano i prezzi, per cui non è quello il rischio. Il rischio vero è che al di là degli aggiustamenti dei prezzi, il semplice aumento dell'IVA e quindi questo balzellino in più faccia ulteriormente deprimere i consumi e alla fine lo Stato incassa meno di quanto prevede di incassare con l'aumento dell'IVA. Però anche lì, nel programma che abbiamo scritto insieme al PDL, proprio insieme a Brunetta, avevamo scritto anche dove trovare la copertura per evitare di fare questo aumento, applicando i costi standard a tutte le regioni. Ripetiamo, se tutte le regioni avessero i costi di Regione Lombardia si risparmiano 35 miliardi di euro all'anno. L'aumento dell'IVA è 7-8, quindi ci stiamo 5 volte.